Assolutamente, e ce l'abbiamo in collegamento il presidente dell'Angri, Valerio La Pepa. Presidente, buon pomeriggio, ben trovato e tantissimi complimenti. Buon pomeriggio a tutti, a voi, a tutta la redazione, grazie che mi avete chiamato per intervenire. Il ringraziamento va ad Angri che è in festa e fa piacere festeggiare anche con voi. Grazie, grazie. Allora siamo contenti che faccia piacere condividere con noi questa gioia, ecco una gioia immensa programmata per così dire, perché insomma l'Angri era partito con quel proposito, annoverava in rosa tanti calciatori importanti per la categoria, per il girone di ripromozione ed in effetti insomma la promozione, la vittoria del campionato è stata meritata. Siamo partiti con un progetto giovane, forse nessuno ci credeva. Rinnovare la dirigenza seguendo quelle che sono proprio, diciamo così, figure nuove sotto la guida esperta, quindi di coordinamento tecnico del mister Antonino Gargiulo e di tutto il suo staff. Io mi permetto di ringraziare soprattutto il mister perché ha fatto un grandissimo lavoro di coordinamento anche nella direzione sportiva, associata a quelle che sono le nostre giovanili, che pure sono andate benissimo, quindi ringrazio anche Raffaele Apicella, Massimo Sbaldone, un coordinamento nuovo che guarda anche al settore giovanile, ecco. Assolutamente, Presidente, riportare in eccellenza una piazza come Angri, che noi l'abbiamo detto più volte nel corso della trasmissione quest'anno, davvero in promozione Angri non c'entra nulla. Ecco, sente di aver ridato a questo popolo, a questa piazza, qualcosa che apparteneva di diritto. Ma sicuramente Angri ha la sua storia dal 1927, quindi per me è stato operare seguendo una memoria storica precisa, quella di dare forza e vigore all'US Angri 1927. A tal proposito, ringrazio chi ha collaborato attivamente con me, quindi Gerardo Tortora, Francesco Lidoti, Salvatore Lamura, ma tutti gli sponsor che sono intervenuti per questa giusta causa, chi ha dato il piccolo e il grande contributo, ma non è dal quantitativo economico che si misura il nostro lavoro, ma dalla precisione e dalla correttezza dei gesti, come ho scritto sui social, su Facebook qualche settimana fa. Presidente, in chiusura, è chiaro che state ancora festeggiando, però per l'anno prossimo quali sono le intenzioni, quali sono gli obiettivi? Si riparte dal gruppo che ha vinto il campionato, insomma, si ha già qualcosa in mente, ce ne renda partecipi. Allora, fare dei programmi su questa nuova gestione che ci sarà o non ci sarà è ancora presto. Io penso che squadra che vince non si cambia, quindi sta andando tutto così bene, perché cambiare, agitare tutte quelle che sono le acque. L'unica cosa che mi permetto di dire così a voi della redazione è che il lavoro che viene fatto da noi è giorno per giorno, quindi giorno dopo giorno si misurano i fatti, come anche il calcio in generale, è un lavoro continuo, giornaliero, e quindi vedremo cosa ci aspetta questa nuova avventura per me, ma penso anche per molti altri dirigenti dell'eccellenza. Va benissimo, grazie Presidente, noi ovviamente le rinnoviamo i complimenti. Grazie a voi, buona giornata. Alla prossima, intanto c'è Salvatore.